Ma salve, sono Alex Ignazio 93 e ancora il DLC degli occulti non è uscito, ma come avevo già letto su internet c'è questa missione secondaria che si trova qui a Menfi, che si chiama appunto Minaccia Incombente, che da quello che ho letto serve per introdurre al DLC degli occulti. Quindi io direi di farla e vediamo se è più o meno lunga. Vediamo. Sei tu, Bayek, vero? Il mio padrone vuole che tu abbia questa lettera. È urgente. Il tuo padrone? Lo conosco. Il suo nome è Otis. Non lo conosci. È tutto nella lettera. Madonna. Mejay Avrà Baie, che... mai pace, Oh Siwa? signore, fammelo Andrò leggere. all'accampamento di Saragina per scoprire quanto c'è di vero in questa lettera. Sì, ma fammi leggere prima. Mejay Baie, che amo guidi questa lettera. Lavoro come scriba al Palazzo Reale. E ho avuto alcune informazioni preoccupanti. Sembra che Siwa sia di nuovo in pericolo. Non conosco i dettagli. Un generale romano dell'accampamento di Saregina. Ok. Su alcuni manufatti, al solito. No, 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 no. Tutto ciò come è stato riferito. Ok. Quindi al solito. Siwa è in pericolo. Oh no. Andiamo. Ok. Ah, comunque, al contrario di quello che avevo letto su internet, di quello che appunto avevo detto anche in una live che ho fatto un po' di tempo fa, vabbè, in realtà dipende da quando esce questo video. Il DLC. Ah, merda, fino a qua. Il DLC degli occulti è ambientato 4 anni dopo, l'ho letto sul sito ufficiale, non 10, è 4 anni dopo gli eventi di Origins. Quindi, spero che, ovviamente, penso che contino l'uccisione di Cesare come finale di Origins, quindi è avvenuta nel 44 a.C. Di conseguenza, il DLC degli occulti è ambientato nel 40 a.C. E Bayek c'ha 40 anni precisi. Mi pare. Allora, aspetta, no. Bayek è nato nell'80, qualcosa del genere. Vabbè, comunque sulla quarantina, ok? Quindi, ovviamente non so nulla del DLC che ancora deve arrivare. Però, secondo me, già da questo possiamo intuire che a meno che non forzino un po' la mano, difficilmente Bayek sarà il protagonista del prossimo Assassin's Creed. A meno che appunto non vogliono fare come Ezio, che ha 50 anni. Però, boh, secondo me. Ancora Ezio era nel 1500 e passa. Forse ci poteva stare che a 50 anni si poteva fare quelle cose. Ma Bayek in questi tempi così antichi mi sembra difficile. Però vabbè. Oh merda. No, no, li ignoriamo. Dov'è Lucio? Lucio il cavallo romano. Merda. Via, via. Non abbiamo tempo da perdere. Bello, mi è mancato Origins. Per un bel po' di tempo è stato solamente sfide degli dèi e basta. Quindi sono contento che finalmente stia arrivando l'espansione. So che alcuni utenti Xbox per errore sono morto. Infatti. Perfetto. Comunque, so che alcuni utenti Xbox per errore sono già riusciti a installare i DLC e ci stanno giocando. Alcuni ho visto già che l'hanno finito, ovviamente non mi spoilerò niente. Siete dei bastardi fortunati, lo ammetto. Però vabbè, alla fine si tratta solo di una Avrà settimana, mai pace, quindi... Siwa? Andrò all'accampamento di Saragina per scoprire quanto c'è di vero in questa lettera. Non morire, ok. Ok, dicevamo. Perfetto. Eh sì, manco se era.
Da un po' che non gioco a Origins, spero di ricordarmi i comandi, non è che era difficile. Malevatevi. Ok, ci siamo. Roma capirà che Siwa non deve essere toccata. Nessuno di questi uomini sopravviverà. Ah, proprio uccidi, nel senso chi c'è c'è. Ok. Ho sbagliato. Questo. Meglio non attirare l'attenzione. Beh, a parte che anche se l'attiro sono così forte che posso reggere tutto questo. E sto attaccando in pieno giorno, Pietà per chi resiste. eh. Allora, uccidiamo prima lui, che è il pezzo grosso. Affilate le lame, uomini, ne avrete bisogno. Comandante sistemato. Dovrebbe avere informazioni importanti. Ah, ok, comunque dovevo uccidere solo lui. Le prendo. Ah, questo potrebbe rivelarmi i loro piani. Manca l'ordine. Cleopatra non ha la dimensione politica necessaria per usare la giusta forza. Forza politica. Ok. Ah, però comunque gli altri li devo uccidere. Eh sì, quindi ci uccidi gli invasori, quindi. Tutti? Ma veramente li devo uccidere indiscriminatamente senza. Ok. Cosa ho fatto? Dai, vabbè. E poi non ho letto bene gli aggiornamenti, quindi non ho capito se il level cap è già stato aumentato fino a 45 o se lo sarà quando avrò installato il DLC degli occulti. Sì, mi sbrigo prima così. Non ce la fai più. Sono troppo forte. Eccoti qua. Hai fatto male a venire qui. Ah, merda. No, vabbè. Ma chi è che ha dato fuoco a. Qualcuno mi ha lanciato una freccia, mi sono fregato da solo. Ah, che Siwa non deve palle. essere toccata. No, vabbè, ci Nessuno di vado. questi uomini sopravviverà. Ok. Ehi, resta dove sei. Ehi, cosa? Cosa? Devi portarmi che ti ammazzo. Sei lì. Sei lento! Ah, non c'è il lancio a catena, aspetta. Cosa?
avanzare! Eccoti qua! Ehi, cosa? Ehi! Mi sono... Se c'è una cosa che Vikings mi ha insegnato è che il momento più pericoloso della tua vita è quando vai a pisciare fuori. Non so se qualcuno di voi ha mai visto Vikings, ma un sacco di gente muore mentre piscia in tranquillità. È là sopra. Dov'è l'altro? No. Dov'è? Ah, intanto andiamo di là. Ehi! Ok. Se non sbaglio ne rimane uno. Cosa? Distruggerò questi carri e Gibade incontrerà presto Anubi. Allora, prima facciamo una cosa per volta, dai. Prima i carri. Ma dopo quanto lontani? Che poi immagino... Vabbè, io faccio il viaggio rapido, ok? Però immagino che questi carri a poco si spostino. Noto che nonostante i numerosi aggiornamenti, i tempi di caricamento ancora siano un po' così. Certo, non tragici come Unity, per carità, quello. Come Bloodborne, non so quanti di voi hanno giocato Bloodborne al day one. Mamma mia, i caricamenti erano atroci. Ho sbagliato. Aspetta, ma questa è la città del... vabbè, non importa, vabbè, lo uccidiamo ora. Vabbè, anche qua i livelli sono... Ok. Ah, vero. Ci sto pensando ora. C'è un altro motivo per cui secondo me non possono continuare con Origins. Cioè, con Bayek. È Senu quanto può vivere. Che uno può dire, vabbè, si lega a un'altra aquila e basta. Però, insomma, cioè, Senu, quel poco che si è capito, è molto speciale per Bayek, quindi secondo me sostituire le aquile a poco non è proprio la stessa cosa. Ma sì, anche se scatta l'allarme non me ne frega niente, siete scarsi. Devi morire! Hai fatto male a venire qui. Cosa? Il comandante del forte non vuole ancora unirsi a noi.
Ah. Fatti ammazzare! Mi sa che c'era della lore e l'ho interrotta. Ma quello sta scappando, eh? Ma non scherziamo. Linea di tiro libera. Ah, però qua c'è uno. Devo distruggere questo. Datemi una mano, presto! Gli hai dato una bella lezione. Vabbè, mi devo togliere questi qua. Ho fatto la... Serve una mano, forza! Aiuto! Il nebbio è stato colpito! Di qua! Adesso distruggiamo i carri. Ehi, vuoi proprio morire? Hai fatto male a venire qui! Lo prendo! Vabbè, meglio andarsene. Allora, il carro più vicino è qua. Vabbè, poi uso il viaggio rapido, però mi devo levare dalle scatole prima. Ok. Uno dei carri è in preparazione alla cava. Uno dei carri sta viaggiando. Aspetta, chi è che si muove? 3-2. Nessuno si sta muovendo. Vabbè, sta viaggiando e... Se no si muoveva qualcuno. Allora, il più vicino è... Ah, avevo voglia. Bayek... Bla bla bla. Questa è la cava. Questo è quello in preparazione, ok. Invece quello che sta viaggiando è qua. E ci sono un sacco di posti dove teletrasportarsi. Quindi andiamo qui. Perché in teoria quello dovrebbe rimanere fermo. Ah, da notare che hanno corretto i bracciali. Perché con l'aggiornamento precedente i bracciali erano già quelli che poi Bayek indosserà nel DLC. Invece qua sono quelli dorati e meno pacchiani. Cioè, sinceramente io li terrei così. A meno che poi non devo potenziarli di nuovo. Cioè, c'è quel... C'è quello là con la testa di leonessa che è terrificante, è veramente di un cattivo gusto. Aspetta, ma io posso attraversare con... Ah, ok, non è così profondo. Ok. Hanno aggiunto delle frasi nuove. Devi morire! Ok, e ora andiamo da questo qua. Qui. E poi questo non so se metterlo come video a sé stante o se metterlo come, diciamo, episodio proprio della storia. Al massimo lo metto, lo faccio tipo in mezzo. Che ora non mi ricordo a quando siamo arrivati, mi pare che l'ultimo era tipo l'episodio 17, mi pare. Questo lo faccio 17 e mezzo. Se effettivamente riguarda poi quello che vedremo negli occulti, ma penso di sì, perché l'hanno detto loro.
A lei. Cosa? Hey. Occupati del Curios. Distraete i nemici mentre mi muovo. Merda, l'arconte è ferito. Ah, peccato. Ah, uno l'ho colpito, ok. Yes. E dai. La loro corruzione finisce qui. Bene. Ho fatto il possibile. Adesso andrò da Otis ad Alessandria. Potrebbe aver scoperto di più su questa faccenda. Ok. Qua. Oh signore. Vabbè, prendo questa strada. Cosa ci fanno qui quei soldati? Quei soldati. Ah. Resta dove sei. Che è successo? Questo corpo. Oh, temo sia Otis. Vestito come uno scriba. Sbagliato. Muore. Sapro sinus. Dovevi fuggire quando potevi farlo, povero idiota.
Aspetta, io. Ah, bene, è rimasto solo uno. Mi sembra un peccato non ucciderlo. Ma dov'è? Ah, è là sopra. Salve. Sbagliato. Vestito come uno scriba. Sono seduto sopra. No, è proprio Otis. Pover'uomo. Segni di tortura. Qualcuno ha tentato di farlo parlare. Ah, ma questa comunque è una bella missione secondaria. Pensavo fosse più corta. Povera ragazza. Una delle serve. Lettere e documenti del Palazzo Reale. Ah, niente che mi sia utile. Documenti sul bilancio del palazzo. Non mi interessano. Il sangue di Otis ha provato a fuggire. È stato aggredito nel sonno. È un vaso. C'è qualcosa in quella giara. Ah, ok. Sì, vabbè, pensavo che... Vabbè, ho capito, aspetta. Appunti nascosti devono essere importanti. Un ambizioso genere romano di nome Rufio. Se le altre hanno dato di mezzo i suoi contatti. Ah, ok, quindi comunque si manda... Probabilmente non riuscirà al suo piano. Chissà cosa farà ancora. Di a Daya che ho ripagato il mio debito con lei. Avrei tanto voluto conoscerti di persona, Otis. Hai fatto un ottimo lavoro nel raccogliere informazioni, Otis. Mentre attraversi la Duat. Te lo prometto. Se ne avrò l'occasione, mi assicurerò che il generale Rufio la paghi cara. E questo lo vedrete nel DLC. È questo che sta... Ok. Ok, mi pare... Vabbè. Minaccia incombente. Fatta. Fatta. Vabbè, sì, comunque... Vabbè, magari... Allora, questo lo metto come tipo episodio 17.5. Spero di... Però magari poi nella cronistoria no, anche perché dubito che sia una di quelle missioni che appaiono spesso. Infatti questa era particolare, era fatta apposta solo per... appunto, lanciare... il DLC. E niente, è stato simpatico. Ovviamente la vera roba seria arriverà il... arriverà il 23 di questo mese. E niente, ovviamente lo registrerò. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!